Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Allora, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Sono 9. Quanti? 9 presenti. 8, 9 presenti. Abbiamo 9 consiglieri presenti, quindi non c'è il numero legale per aprire il consiglio, ti facciamo l'appello tra circa mezz'ora. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Quindici presenti, c'è il numero legale. Abbiamo 15 consiglieri presenti, quindi possiamo. C'è qualche. Lello, c'è qualche microfono acceso? Fischia un po'. Quindi possiamo aprire il consiglio. Nomino quali scrutatori della seduta, i consiglieri Caccamo. Caccamo, è la parola Caccamo che mi piace. Benassi, Lanotte. I suddetti consiglieri sono pregati di non allontanarsi se non previa comunicazione alla presidenza. Grazie. Assenti giustificati i consiglieri Laddaga e Carrus. Un attimo per favore, d'accordo? Allora, calma, buoni. Andiamo avanti col consiglio e poi vediamo. Allora, io credo che i fatti avvenuti in Spagna, dove sono per un assurdo incidente sono morte delle ragazze, le ragazze dell'Erasmus, ma anche i fatti che sono avvenuti questa mattina, l'atroce attentato terroristico di Bruxelles, credo che sono degli atti e dei momenti che, sui quali il Consiglio debba riflettere, e io credo anche che per quanto riguarda soprattutto quanto è accaduto in Spagna, ripeto, con questa assurda morte di 7 ragazze che stavano lì a studiare, spensierate, giovani, credo che chieda un momento di riflessione, un minuto di silenzio di tutto il Consiglio. Grazie.
Allora, riprendiamo il consiglio e prima di passare al primo punto all'ordine del giorno comunico all'Aula che io, prima firmatario e sottoscritto, abbiamo firmato, predisposto una mozione sui fatti accaduti in Belgio questa mattina. Credo firmate da me e dai capigruppo presenti, non so se il capogruppo Matrona della Forza Italia vuole firmare, sta qui, è una mozione, adesso ve la leggo, molto semplice ma secondo me dovuta. Allora, il terribile attacco terroristico che questa mattina ha colpito Bruxelles, cuore dell'Europa, con esplosione all'aeroporto ed in centro, causando vittime e ferite. Il Consiglio dei Municipi Roma 7 esprime cordoglio per le vittime ed orrore per gli attentati. Condanna il terrorismo fondamentalista che ha come obiettivo la cultura di libertà e democrazia. Chiede unità dell'Europa nella risposta alla minaccia terroristica, in quanto ci sono in gioco la libertà e il futuro della convivenza umana. Questa è la mozione che io ho predisposto, che è stata sottoscritta dai rappresentanti di tutti i gruppi politici. Io chiedo al Consiglio, diciamo, da regolamento le mozioni articolo 58 vanno discusse come ultimo punto. Chiedo al Consiglio se su questo, prima di procedere all'ordine del giorno, si possa esprimere come primo atto del Consiglio. Se non ci sono, diciamo, posizioni su questo, apro la discussione e metto in votazione questa mozione. Ci sono posizioni a discuterla come primo atto? Non mi sembra. Quindi io la metto in discussione, l'ho letta, se ci sono consiglieri, magari uno per gruppo, se vogliono intervenire su questo, la discussione è aperta. Allora, ci sono consiglieri che vogliono esprimere il proprio pensiero? Se non ci sono, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto, ripeto, è stata sottoscritta da tutti i gruppi politici. Ci sono dichiarazioni di voto? No? Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora, la mozione è approvata all'unanimità dei presenti, 16 voti a favore. Passiamo adesso al primo punto all'ordine del giorno, approvazioni verbali 4 e 5, come al solito i verbali sono stati messi a disposizione dei consiglieri, se ci sono osservazioni di merito esplicitiamole, altrimenti li diamo per approvati. Ci sono osservazioni? No, allora i verbali sono approvati. Allora, secondo punto all'ordine del giorno. Proposta di risoluzione, azione e provvedimenti per il riconoscimento della lingua italiana dei segni e l'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone affette da sordità. Chi è che presenta l'atto? Presidente della Commissione o consigliera? Grazie Presidente, buonasera colleghi consiglieri. Allora, la proposta di risoluzione che è sottoposta
al Consiglio, è di iniziativa della consigliera Cerconi, è stata fatta propria e modificata dalla quarta commissione. L'oggetto appunto è quello che leggete, sono azioni e provvedimenti per il riconoscimento della lingua dei segni, e noi abbiamo anche aggiunto l'accesso ai servizi pubblici da parte delle persone affette con sordità. Ringrazio ovviamente la commissione perché diciamo, il contributo che ha dato alla discussione, e ringrazio anche la partecipazione della consulta dell'handicap del settimo municipio che ci ha accompagnato insieme agli uffici dell'area socio-educativa nella stesura e nella condivisione della discussione. La discussione che abbiamo fatto si è concentrata soprattutto su come poter conciliare sia in un momento di difficoltà dal punto di vista economico da parte del Comune di Roma, quindi la possibilità di avviare dei percorsi di formazione all'interno della propria struttura capitolina è abbastanza diciamo difficile in questo momento, però contestualmente è nata e quindi accolta da tutti i membri della Commissione la necessità comunque di tenere un'attenzione su appunto chi è affetto da persone affette da sordità, che nel caso si approcciassero alla pubblica amministrazione per qualsiasi cosa, per una richiesta, per una documentazione, quindi vengono nei nostri uffici, nell'anagrafico, per fare una carta d'identità, si troverebbero comunque in una situazione di difficoltà oggettiva, nel senso non avrebbero qualcuno che in questo momento riesce a facilitare il loro percorso e le pratiche che devono seguire. In questo municipio era nata una piccola esperienza, così mi è stato raccontato, ovviamente io non ero presente, ma i consiglieri che erano qui nelle precedenti consigliature ci hanno informato che era nato un gruppo di persone che aveva proposto appunto di fare una formazione e di accompagnare soprattutto negli uffici di sportello, quindi quelli diretti con il pubblico, di aiutare, di mettersi a disposizione anche del personale proprio per venire incontro a queste esigenze. Ovviamente poi purtroppo sempre le solite cose, cioè le questioni ovviamente economiche e anche una riorganizzazione generale della macchina amministrativa non sempre hanno accompagnato questa sensibilità, e diciamo, l'esito della discussione è stato quello invece di riproporre, di ripresentare queste necessità proprio anche nel momento in cui si sta magari facendo un ragionamento di revisione di spesa, cioè non si può pensare di spendere di meno e soprattutto penalizzando quelle figure che già sono penalizzate per un deficit e per una loro debolezza anche fisica. Pertanto, come leggete nella risoluzione, nella parte finale del risolve, ovviamente l'impegno è si chiede ovviamente alla Presidente di attivarsi presso il commissario e anche presso il subcommissario che è stato individuato, la dottoressa Vaccaro, di competenza ovviamente. Perché? Perché l'istituzione, perché avvengano, diciamo, vengano garantite attraverso le norme vigenti le persone affette da sordità gli venga garantito un pieno accesso agli uffici comunali attraverso l'istituzione in pianta organica della figura dell'interprete della LIS, dei percorsi formativi del personale comunale, anche avvalendosi di forme di collaborazione con le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 9 della legge regionale 2299, perché poi ovviamente un pensiero che ci era un punto della nostra riflessione è stato proprio: non possiamo pensare che in questo momento ci affidiamo ad un mondo che magari noi stessi non conosciamo come amministratori, ma ovviamente dobbiamo sempre riferirci a delle professionalità, e quelle che ovviamente sono iscritte, le associazioni ovviamente, le forme di collaborazione che sono iscritte nel registro della legge regionale di cui è l'articolo 9 della legge 22 del 99, sono sicuramente quelle che più di tutti hanno diritto a farlo, o comunque sono una garanzia per l'amministrazione, e per esercitare proprio quella rappresentanza delle persone sorde o con organismi ed enti che svolgono funzioni di ricerca, formazione, progettazione ed erogazione di servizi nell'ambito della sordità. La promozione di manifestazioni culturali ed eventi di pubblico interesse attraverso l'uso della LIS,
Oggi abbiamo visto che tra l'altro c'è una diffusione di questo sistema alternativo, ovviamente, tra l'altro sarebbe anche, aspetta il riconoscimento universale, però avrebbe comunque vedrebbe garantita quella possibilità di interazione e comunicazione alternativa, e la promozione di figure professionali qualificate, di servizi di informazione e sensibilizzazione sulle differenti modalità di comunicazione e sulla LIS. La Commissione si è espressa in modo favorevole e si sottopone quindi all'analisi, diciamo la suddetta risoluzione al Consiglio, ovviamente augurandoci che la condivisione sia la più estesa. Ovviamente diciamo quello che il messaggio che ha voluto dare, il contributo che ha voluto ulteriormente aggiungere a quello che aveva proposto la proponente, è stato quello appunto di fare, di lasciare un segnale magari per chi verrà dopo, anche dentro una chiave cittadina, affinché insomma si riaprano anche delle sensibilità che magari nel corso degli anni, per motivi più vari, abbiamo purtroppo messo da parte. Grazie. Grazie a lei, consigliere Trotti. Allora apriamo la discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Cercone, prego. Buongiorno Presidente, buongiorno consiglieri. Intanto ringrazio la Commissione per aver lavorato alla proposta che Fratelli d'Italia ha sottoposto all'attenzione. Ciò mi associo a ciò che ha detto la consigliera Vitrotti, volevo solo dare qualche numero per capirci meglio. In Italia più o meno 7 milioni di persone sono affette da disturbi uditivi e ogni anno nascono circa 1500 bambini con tali disturbi. La necessità oggi di inserire e insomma di parlare di un argomento, di questo argomento, nasce dal fatto di una non discriminazione, perché purtroppo quando poi, e lo sappiamo bene, non ci sono servizi sufficienti per una vera e propria integrazione delle persone che hanno un disagio, che poi diventa non solo un disagio fisico ma diventa un disagio sociale, perché immaginate ad andare in uno sportello anche della posta, ma in questo caso del municipio, e non essere capiti. Quindi credo che sia un ottimo passo avanti. Abbiamo il Risolve, credo che sia insomma importante soprattutto la parte dell'istituzione in pianta organica della figura dell'interprete della LIS, e il municipio in questo senso può essere anche un progetto pilota eventualmente, perché no. Crediamo nella necessità di inserire la lingua dei segni e di portarla avanti anche all'interno delle scuole. Questo magari, per chi ci sarà nella prossima consigliatura, potrebbe già essere un buon argomento, anche perché ricordo che fino al 77 in realtà i bambini che erano affetti da sordità erano esclusivamente in degli istituti privati, poi con la legge 517 del 77 insomma si è data la possibilità anche di inserirli nelle scuole pubbliche. Credo che sia un passo avanti, che sia veramente una battaglia di civiltà, perché l'integrazione e poi la convivenza, la sana convivenza sociale, passa anche da queste piccole cose che aiutano chi c'è intorno a farsi capire meglio e a sentirsi accettato. Quindi ringrazio la Commissione e insomma mi auguro il voto favorevole del Consiglio. Altri interventi? Non ci sono altri interventi, passiamo alla dichiarazione di voto. Ci sono dichiarazioni di voto? No, passiamo alla votazione. Allora, chi è favorevole? C'è una controprova veloce, chi è contrario? Chi si astiene? All'unanimità. 15. Allora, 15 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto, quindi la risoluzione è approvata.
Terzo punto all'ordine del giorno, mozione a firma dei consiglieri, vari consiglieri Laddaca, Ciancio, Carrus, Belisario, Poli, Caccamo, Villanotte, Vitrotti, valorizzazione pietre d'inciampo. Vedo che il presidente della commissione Laddaca è assente giustificate perché sta malato. Chi è qualche altro della commissione? Consigliere Caccamo, prego. Buonasera Presidente, buonasera consiglieri, buonasera rappresentanti degli uffici. Questa mozione porta la firma di diversi consiglieri. Abbiamo spesso parlato dell'importanza della trasmissione della memoria della nostra storia, anche di quella storia che non si legge sui libri di scuola, storie di deportazione, di discriminazione, di atti di eroismo. Questo municipio, per questo motivo, ha più volte sollecitato e partecipato ad iniziative commemorative che hanno coinvolto gli studenti. Perciò noi consiglieri abbiamo pensato che anche la valorizzazione delle pietre d'inciampo può servire allo scopo. Queste pietre d'inciampo sono un progetto artistico avviato negli anni 90 da un artista tedesco, Gunther Demnig, che ha dedicato il suo lavoro alla memoria di tutti i perseguitati razziali, politici, militari, rom e omosessuali. Le pietre d'inciampo sono dei sanpietrini con la copertura, con la superficie dorata sulla quale sono incisi i dati salienti di persone che sono state perseguitate per i motivi di cui sopra e sono poste di fronte all'entrata degli edifici in cui queste persone hanno vissuto. Gli Stolperstein sono più di 50.000 in Europa, nel settimo municipio sono 4. E ogni deposizione avviene sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica e con il patrocinio di Roma Capitale. Così abbiamo pensato di coinvolgere direttamente in questa iniziativa gli studenti delle scuole superiori in un'opera di ricerca, di studio sui deportati e sulle vittime della Resistenza residenti in questo municipio. Ed è quello che con questa mozione noi chiediamo alla Presidente e agli assessori competenti. Grazie. Allora apriamo la discussione, consiglieri che ritengono di intervenire, non ci sono, passiamo alle dichiarazioni di voto, ci sono dichiarazioni di voto, consigliere Benassi, prego. Sì, grazie Presidente, nel dichiarare il voto favorevole a questa mozione volevo sottolineare anche un po' il carattere pedagogico di questa iniziativa, perché come abbiamo avuto modo di notare durante la discussione in commissione, coinvolgere le scuole in questa ricerca è sicuramente un modo per far sì che gli alunni lavorino anche su una identità collettiva, diciamo, su una propria maggiore appartenenza all'istituto da cui provengono, perché tra l'altro sappiamo che molti dei nostri istituti scolastici sono registri che risalgono ai tempi della guerra e anche prima. Per cui votiamo convintamente favorevole, anche diciamo consapevoli di questa utile iniziativa. Grazie. Grazie a lei. Altre dichiarazioni di voto? Scusate, stiamo facendo il consiglio? Allora, stiamo facendo, prego, per favore, non può interrompere il consiglio. Chiaro? Allora, stia buono. Allora, ci sono altre dichiarazioni di voto? Ci sono altre dichiarazioni di voto? No. Allora passiamo alla votazione. Chi è favorevole? Allora. Qui facciamo la controprova veloce, chi è contrario? Nessuno, chi si astiene? Nessuno. Allora, approvata con 15 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto. Passiamo adesso... Un attimo, facciamo... Allora,
Scusate, devo chiamare Virgile? Allora, per favore. Poi vi do la possibilità di parlare, quanto decido io. Vi do la possibilità di parlare, prego i vigili di intervenire. Ho detto vi do la possibilità di parlare. Va bene? Allora, quarto punto all'ordine del giorno. Mozione, firma dei consiglieri Vitrotti, Ciancio, Bellisario, Quigliotta, Caccamo, Stellitano, sicurezza sul luogo di lavoro. Chi presenta l'atto? Consigliere Vitrotti, prego, come prima firmataria. Sì, grazie Presidente, colleghi consiglieri. La necessità di questa mozione nasce da una valutazione, anche da una oggettiva situazione di difficoltà in cui ci troviamo in realtà tutti quanti noi all'interno delle strutture del nostro municipio. Non c'è dubbio che in questi 3 anni, diciamo, è stato un evolversi di situazioni e anche di scelte più o meno, diciamo, condivisibili, nelle quali ovviamente nel corso del tempo però si sono consolidate alcune prassi che non sempre, e anzi che sicuramente oggi vedono un pezzo, una parte significativa del nostro territorio fortemente, diciamo così, penalizzata su tanti punti di vista. Non è questa la sede per affrontare questioni di carattere politico, ma invece è questa la sede per affrontare delle questioni appunto di sicurezza sul posto di lavoro e soprattutto di eventuale programma e progetto di rivalorizzazione di un pezzo del nostro territorio che nel corso del tempo è stato più o meno, userò una parola abbastanza forte, però dire abbandonato è quello che in realtà ci dicono molti dipendenti che sono nella sede in particolare di Villa Lazzaroni. Anche in questa sede, non ce lo dobbiamo nascondere, ci sono delle oggettive difficoltà e parlo proprio in termini di sicurezza sul posto di lavoro. Più volte abbiamo discusso in questo consiglio anche le difficoltà legate ad una, non siamo soggetti a guardiania in alcuni momenti, di notte si sono verificati anche in questa sede delle atti vandalici che hanno anche provocato dei danni. La richiesta di questo consiglio fu tra l'altro quella di provvedere in tempi non biblici, invece diciamo, prendiamo atto che non è stato così e che le oggettive difficoltà ci sono. Fatto sta che ci sono dipendenti, che ci siamo anche noi, ci sono fruitori quotidiani di queste strutture che devono essere messi in una situazione di difficoltà. Per Villa Lazzaroni c'è una situazione ancora diciamo forse peggiore, perché appunto è una villa storica che nel corso del tempo, per quanto alcune sue parti furono ristrutturate anche in tempi relativamente recenti, hanno visto di nuovo diciamo essere soggette a continui attacchi di vandalismo. Più volte abbiamo discusso, faccio un esempio anche in commissione, no, del centro anziani che è all'interno, che subisce 70 furti, cioè una cosa, numeri veramente, e per di più continuano e persistono purtroppo le criticità che sono emerse appunto anche in questa struttura, ma tanto più di là, e quindi telecamere divelte, il tetto dell'edificio degradato e divelto in stato fatiscente, e ancora insomma, per dire, il personale tutto ciò non permette al personale amministrativo di prestare il proprio servizio nelle stanze assegnate, cioè siamo addirittura arrivati nella situazione in cui la sicurezza sul posto di lavoro viene messa talmente tanto in difficoltà da non poter neanche garantire al personale di potervi svolgere quotidianamente le proprie mansioni. È per questo che nasce sostanzialmente la necessità di aprire un faro su un problema che nessuno di noi credo abbia sottovalutato, però sul quale ci siamo forse
poco applicati e ci dobbiamo applicare di più, perché questo è il settimo municipio e quindi lo dobbiamo, diciamo, tenere unito anche da questo punto di vista. E purtroppo il tema della sicurezza sul luogo di lavoro è un tema generalizzato. La richiesta è quella, ovviamente sarà quella a chi sarà poi l'amministratore di questa città, di guardare con attenzione a questo aspetto, perché altrimenti il rischio è che quella macchina organizzativa che tutti dicono che è complessa e complicata non si metterà mai, diciamo, dentro un motore di risposta vera rispetto alle questioni cittadine, proprio perché sono quei dipendenti che tutti i giorni devono varcare la soglia del posto di lavoro e che magari si trovano in una situazione oggettivamente difficile. Per questo la richiesta è proprio quella di fare subito un intervento affinché attraverso il commissario e le autorità competenti si muova la presidente del municipio e l'assessore competente affinché in aderenza al decreto legislativo 81 del 2008 venga fatto un intervento urgente a tutela della sicurezza dei dipendenti del plesso di via Tommaso Fortifiocca, che è ubicato ovviamente all'interno della villa di Villa Lazzaroni, e contestualmente siano aumentate anche le ore dedicate alla vigilanza che diciamo in questo periodo c'è fatta dall'Associazione dei Carabinieri e dovrà eseguire in particolare le ore pomeridiane fino alla chiusura della villa. Ora, anche questo sappiamo che è un intervento di mezzo, però diciamo non abbiamo al momento delle risorse o possibilità diverse. Ricordo che però in questa sede di municipio nel corso degli anni c'era la possibilità di una guardiania e questo esponeva meno il municipio, soprattutto perché poi il municipio... Scusate, per favore, scusate. Appena finisce l'intervento, prego consigliere Vitro. Dicevo, nell'ex decimo c'era una guardiania che comunque teneva, diciamo, un minimo di attenzione anche agli ingressi all'ingresso del municipio, quindi diciamo, non è impossibile cercare di ripristinare uno stato di sicurezza e soprattutto in questo momento siamo già entrati nell'emergenza, quindi per evitare che diciamo, la situazione peggiore è che il municipio debba spendere di più per sanare, diciamo, quelle situazioni di oggettiva difficoltà, tra cui pezzi interi della struttura che cadono diciamo, magari anche sul personale, allora magari si può intervenire magari con un minimo di attenzione e cercando di pianificare e programmare tra le nostre tante attività la messa in sicurezza dei posti e nei luoghi di lavoro. Grazie. Grazie consigliere Vitrotti, allora apriamo la discussione. Consigliere Matrona, prego. Buongiorno a tutti. Allora, ho letto quest'atto, mi sembra un atto un po' sterile o di parte. Perché? Noi parliamo di sicurezza per quanto riguarda il nostro municipio, poi scendiamo nel nostro deliberato, impegniamo la Presidente su tutto ciò che riguarda Villa Lazzaroni. Allora, innanzitutto non mi sembra che là faccia servizio l'Associazione Carabinieri, non mi sembra che... E poi c'è un altro problema, scusate, E poi c'è un piccolo problema, mi sembra che la sede di Fior di Fiocca, la sede di questo municipio, c'è cittadini dipendenti di classe A e dipendenti di classe B, perché? Esatto, qui quale costa di più? A più A? Quindi Fior di Fiocca. Allora, il problema qual è? Allora, Fortifiocca. Oh. Il problema adesso qual è? Noi chiediamo la sicurezza. È grave che il consigliere... Padre, per cortesia, su. Siamo al municipio qua, siamo al... Per favore. C'è pubblico, sta a spettacolo. E basta, no? Consigliere Patrone. Allora, conosco bene. Non conosco i dipendenti. Allora, quello che voglio dire, no? In questa sede ci abbiamo avuto furti di divise ai vigili urbani, no? Distruzione del piano terra e del primo piano. Bivaccamento al quarto piano con l'utilizzo dei bagni.
Adesso siamo arrivati al punto, all'interno di questo municipio, che tutti i bagni sono tutti quanti chiusi, perché dice che la notte la gente, i barboni e chi, vanno dentro sti bagni e noi stiamo a fare la sicurezza su Fortifiocca. Cioè un atto deve essere un atto unico, sicurezza, all'interno delle due sedi del municipio, che era la sede di piazza Cinecittà e la piazza di Fortifiocca. Questa è una marchetta venuta male, signori miei, perché vi dico, se siamo a questo livello, che pensiamo alla sicurezza di quella parte lì e ce ne freghiamo di quello che sta succedendo qua dentro, è una cosa assurda. Cioè adesso che salviamo soltanto, magari nell'intervento, la nostra futura presidente Vitrotti può darsi, ha detto, la sicurezza all'interno di questo municipio, però quello che vale è quello che è scritto, ovvero impegniamo la nostra presidente ad attivarsi per quella sede là, trascurando totalmente questa sede dove, vi ripeto, queste sono porte aperte dalla mattina al giorno dopo, nessuno chiude, nessuno controlla. Se andate al secondo piano, all'ufficio commissioni, la gente entra e urina nei corridoi. Forse a voi non vi torna alla mente, ma non capisco chi ci ha avuto questa bella idea. Forse posso dire, è iniziata la campagna elettorale, se girate per gli uffici e andate a promettere sicurezza e poi venite qui che gli promettete un altro atto e gli diciamo: ma no, adesso quello era un atto, adesso facciamo quest'altro. Non funziona così. La sede del municipio è una. La sicurezza del municipio è una. Sono due strutture, ma la sede è una. Quindi la sede del municipio, questa o quella. Scusate, per cortesia, per favore. Su questa sede. Per favore. No, io ho fatto l'interrogazione su questa sede. Ho fatto l'interrogazione dopo che al piano terra e al primo piano sono entrati e hanno sfasciato. E che è successo? Che è successo? Quando ho interrogato l'assessore che è arrivato adesso, che è arrivato in questo, e lo saluto l'assessore, buongiorno assessore. Quando ho chiesto che, siccome alcuni nostri consiglieri gli sono stati fatti danneggiamenti alle macchine, se non erro, ho chiesto il funzionamento delle telecamere, perché ci stanno delle camere, non funziona niente, non c'è niente. Allora voglio dire, no? A che serve quest'atto? A che serve? A dirgli a quelli del personale, a quelli di Fortifiocca: oh, abbiamo fatto l'atto, adesso la Presidente si impegna. Non funziona così, perché l'atto deve essere unico. Perché no? Allora che fai? Perché abiti all'ex nono, fai un atto, io che abito all'ex decimo faccio un atto. Ma facciamo le persone serie, no? Facciamo le persone serie. Cioè non c'ha senso, quello che è scritto qua sopra non c'ha senso. Cioè a che serve? Ma non è questione di votare al contrario, è questione che va rimodificato l'atto. Quest'atto così è zoppo. Se voi volete votare, poi andate a Fortifiocca e gli andate a dire: ok, abbiamo dato l'atto. Poi venite qua però. Perché quando qua vengono a urinare la notte, no? Quando vengono, chiudono tutti quanti i bagni, io sono andato anche dal direttore, peccato che oggi non c'è, a chiedere come mai che vengono chiusi tutti quanti i bagni. Tutti i bagni del personale sono chiusi a chiave. È regolare? No, perché la notte entra la gente. E allora? E tu mi fai una cosa, mi fate un documento su Fortifiocca. Quando qui sono entrati hanno distrutto gli armadi, si sono portati via i computer, hanno distrutto il servizio giardini, si sono portati via gli strumenti del servizio giardini e noi stiamo dando là. Ma fatela finita, questa campagna elettorale, fatela trasparente, no? Fatela per tutti, i cittadini sono tutti uguali, destra, sinistra e centro, centro ex nono e ex decimo, scusate. Grazie. Consigliere Giuliano. Grazie Presidente. Beh, subentro dopo quindi l'intervento del collega che ha attaccato la mia simpatica collega Vitrotti, che mi dispiace, quindi mettete d'accordo prima la prossima volta e così lui fa un intervento un po' più tranquillo. Però certo qualcosa emerge, Presidente. Un saluto al Vicepresidente. Qualcosa emerge di strano, ma di simpatico. Cioè, è ovvio che questo atto, secondo me, al di là che possa essere un pochino di parte, come dice il collega, è un po' incompleto, diciamo così, si può completare. Perché? Perché la sicurezza appunto sul posto di lavoro
riguarda la struttura istituzionale nel suo complesso, non è che può riguardare solo una parte. E certo, la situazione della nostra struttura, quindi ex decimo, ex nono, è drammatica anche nel verificarsi nell'andamento di tutti i giorni, e quindi si trovano insomma problematiche che sia i cittadini, sia il personale, sia noi troviamo difficoltà nell'avere una maggiore tranquillità in questo municipio e nell'altro municipio, soprattutto poi quando è che si chiudono le attività dopo le 18, quindi qui diventa terra di nessuno. Ma io dico solo che questo atto è incompleto, cara collega, se si può mettere meglio, diciamo, si possono fare dei riferimenti più precisi anche riferiti a questa parte di municipio, a questa sede istituzionale, saremo più contenti. Però voglio dire questo, che fino a quando... Scusate, per cortesia. No, cercavo di sentire perché consigliere Giuliano. So, per favore. Allora, scusate. Poi, fate parlare collega. State sereni. Prego, consigliere Giuliano. Eccomi. Dicevo che l'atto è incompleto e si può migliorare, però mi viene di fare una riflessione. Fino a quando dall'altra parte c'è stata la presidente Fantini. Scusate, il consigliere Giuliano c'ha ragione adesso. Per favore, su. Prego. Che spettacolo. Scusate, per cortesia. Per cortesia. Che spettacolo, tutto in diretta. Per cortesia. Consigliere Carloni, consigliere Tredicina. Scusate. Per favore. Prego. Allora dicevo. Prego, consigliere Giuliano. Grazie. Allora dicevo che, ripeto, nel migliorare l'atto, nel completarlo e quindi mettendo a riferimento anche la parte di Cinecittà, volevo ricordare che fino a quando c'è stato dall'altra parte la presidente Fantino, quel municipio veniva considerato il top anche rispetto a questo. Io mi ricordo che alle 18 chiudeva tutto e non si poteva più entrare. Mi è rimasto impresso che facemmo una conferenza stampa, no? Io lasciai le chiavi dentro a questa stanza, sono tornato indietro, no, non si apre più. Dico, ma come è possibile? Devo prendere le chiavi dalla macchina, di casa, non si apre. Questo è un municipio che alle 18 chiude tutto, non si apre. Dico, ma chi è? Queste sono le disposizioni. Dico, cavolo, dico, no? Dico, come funziona? Qui veramente entrano da tutte le parti, no? Ok. Però adesso vedo che anche dall'altra parte c'è questa mancanza di attenzione, a partire dal teatro, però sul teatro i soldi l'hanno spesi, eh? Sul teatro di Villa Lazzaroni i soldi li stanno spendendo, mancano altre, vabbè, qualche altra fusaia, mancano qualche altra 200-300 mila euro, ma che so, vabbè, e che muove è stata a lamentare per questo, lascia fare. Però dico, l'attenzione c'è, poi certo è normale che qualcuno si lamenterà, perché le strutture ovviamente non sono al sicuro, ma pure qui non sono al sicuro, però non mi sembra che qualcuno faccia di più di tanto. Allora, se vogliamo togliere, cara Presidente Vitrotti, vogliamo, visto che è la prima firmataria, ma mi dovrei rivolgere a tutti i firmatari ovviamente, se vogliamo metterlo meglio quest'atto e togliere quell'alone di politica progressiva, diciamo così, cioè da qui a venire, sentiamo che l'attenzione sulle istituzioni è uguale. Io non so se quelli di Cinecittà sono di classe A o di classe B, non lo so, non riesco a capirlo, però comunque sia va messo una cosa comune, quindi l'attenzione, la guardiania, le telecamere, tutto quello che serve per via Fortifiocca e via e piazza di Cinecittà, serve per l'ex nono e per l'ex decimo. Questo penso che valga per tutto il personale, valga perché poi qui noi abbiamo anche la polizia locale, mentre là non c'è la polizia locale, sta via Macedonia, quindi a maggior ragione, no? È una situazione questa che va presa di mira e va un attimo attenzionata.
cara Presidente, faccia uno sforzo, modifichiamo quest'atto, lo completiamo e siamo tutti più contenti, non facciamo politica progressiva. Grazie. Che parola difficile. Grazie consigliere Giuliano. Consigliere Rossi, prego. Allora, sì, anch'io sono un po' abbastanza d'accordo con gli interventi precedenti. Io penso che quando si parla di sicurezza di immobili, di proprietà di un municipio, bisogna avere una visione ad ampio raggio. Le problematiche serie ci sono in entrambi le sedi, per entrambi le categorie di dipendenti, sia quelli che stanno di là che questi che stanno di qua. In più, nel lato Fortifiocca c'è un aggravante, tra virgolette, verte in tutte le... nella situazione in cui vertono tutti i spazi pubblici, tutti i parchi pubblici, le ville pubbliche di questo municipio. Quindi se noi predisponiamo un atto in cui ci preoccupiamo degli atti vandalici che avvengono all'interno di Villa Lazzaroni e ci preoccupiamo giustamente del pericolo che possano correre le persone che vanno a lavorare lì, dobbiamo anche ammettere che la maggior parte degli atti vandalici avvengono di notte perché le persone scavalcano. Tantissime ville, cioè, se noi andiamo a vedere al Quadraro il parco di Niccolò Blois, ci è arrivato un video, credo che sia stato girato a tutti i consiglieri, ci sono siringhe per terra, ci sono alberature non tagliate, c'è immondizia e di notte ci sono addirittura persone che pernottano all'interno dei parchi. Quindi un discorso sulla sicurezza e sulla tutela non solo del posto di lavoro, ma di tutte le aree di questo municipio. Presidente, scusi, ma non si può fare un consiglio in queste condizioni. Ha perfettamente ragione, io. Per cortesia, prego i vigili di prestare un pochettino di più attenzione, non ci può essere questo passeggiare continuo. Prego, consigliere Lotti. Allora, io credo che purtroppo il problema della sicurezza è un problema che, come torno a ripetere, si estende su tutto il municipio, su tutte le aree pubbliche. E in particolare si sta estendendo anche in aree di edifici pubblici. Consigliere Lozzi, scusi un attimo. Non ho capito, questi signori che sono usciti dalla sala consiliare, se sono andati via va bene, ma se stanno lì dove ci sono i gruppi non possono stare là. Devono andare fuori. Prego i vigili di intervenire. Non si possono stare lì. Se ha capito, allora esegua. Perché lui non si può stare. Non sono solo venuto a spiegargli, dovrebbe saperlo. Allora, possiamo chiudere quella porta per cortesia? Allora, prego, consigliere Lozzi, vediamo se... riusciamo ad andare avanti. Esempio di mancanza di sicurezza anche in quest'aula oggi, appunto, tanto per chiarire la situazione, visto che siamo sotto scacco di qualsiasi cosa a quanto pare. Allora, torniamo all'atto. L'atto è un atto importante perché mette in evidenza un problema di sicurezza di una sede del municipio. Io accoglierei l'invito anche degli altri consiglieri ad ampliarla ad entrambi le sedi. La cosa che un po' mi stupisce è che è un atto che arriva dopo 3 anni in cui questo problema è stato sollevato in entrambe le sedi, perché chi viene di notte in questo municipio o chi arriva nell'altro prima della chiusura si accorge delle difficoltà che ci sono. Personalmente a me hanno distrutto la macchina almeno un paio di volte nel parcheggio, quindi è una situazione reale. Ma la cosa che a me stupisce di più è che, nonostante noi avessimo sollevato come consiglieri tutti questa problematica, la Presidente è una responsabile di due edifici di sedi municipali, non si sia mai fatto nulla. E probabilmente il problema non è semplicemente ampliare la vigilanza da parte dell'associazione Carabinieri, probabilmente soprattutto in questo municipio dove c'è la polizia locale non si riesce a limitare i danni praticamente le invasioni da parte di persone esterne che vengono a deturpare comunque gli immobili pubblici. Questo lo dice lunga sulla situazione in cui stiamo vivendo. Quindi secondo me si potrebbe ampliare, fare un discorso di sicurezza allargato a tutto il personale dell'altra sede e di questa, e soprattutto forse fare delle denunce
denunce concrete in qualità di responsabile del municipio da parte della presidenza, denunce nei confronti logicamente probabilmente di ignoti, e pretendere magari dei pattugliamenti o dei passaggi di pattuglia in determinate ore sia in questo municipio sia nell'altro, magari della polizia locale o delle altre forze dell'ordine, e magari se riuscissimo anche ad ampliare il discorso di sicurezza a tutti gli altri parchi pubblici, così oltre ad occuparci dei lavoratori ci occupiamo anche dei nostri cittadini, il tutto andrebbe molto meglio. Grazie. Grazie a lei. Altri interventi? Consigliere Coglia. Sì, mi associo con gli altri consiglieri che hanno identificato le caratteristiche di questo atto, che purtroppo è tardivo e sbagliato. È tardivo perché, come ha detto Monica, esce solo ora, quando da inizio consigliatura o anche in precedenza queste problematiche si riscontrano su entrambe le sedi e su tutto il territorio. È sbagliato ed affrettato per vari motivi. Uno è che, viste le descrizioni poi del premesso e del considerato, gli atti vandalici non possono essere certo mitigati da un'associazione di volontari dei carabinieri che non ha né le competenze né la forza né il potere di poterli contrastare. Quindi è proprio sbagliato l'impegno, cioè se veramente vogliamo trovare una soluzione a questo problema, ma neanche la polizia locale, dovrebbe intervenire la polizia sulle cose che succedono a Villa Lazzarone, i carabinieri. Bisogna chiedere forse che le forze di pubblica sicurezza facciano dei controlli periodici. Questo è quello che dovrebbe forse chiedere un impegno per ottenere dei risultati, perché è vero che anche su questa sede la polizia locale c'è, ma purtroppo non può, per diciamo varie ragioni, sopperire alle problematiche che sono state esposte da altri consiglieri. Quindi io invito i firmatari a voler modificare l'atto, perché personalmente per me, così com'è, è invotabile una cosa del genere. Grazie. Consigliere Ciancio, prego. Grazie Presidente, Assessore e consiglieri, giusto per puntualizzare qualcosa che forse non sapete rispetto a quest'atto, come è stato formulato e l'urgenza che ne ha trovato. Io ricordo che il 25, precisamente, il giorno prima del Consiglio, si sono verificati degli atti disdicevoli, ma non perché, come dire, chissà quale atto vandalico, ci sono una serie di ragazzi che di pomeriggio, sul tardi, giocano sul tetto della sede piccola del municipio e creano delle situazioni di pericolo. Oltremodo non si è accertato, nelle stesse ore, perché in alcuni uffici rubano delle cose. Quindi a fronte di questa situazione si è pensato di fare una mozione urgente, perché l'urgenza ne determinava un impegno. Oltremodo noi prima, nella situazione ante, c'erano due vigili permanenti sempre nella ex sede del nono municipio, stavano lì. È vero che non hanno, come dire, il fucile puntato, devono fare chissà quale azione sul territorio, però di fatto non si è mai determinato un fatto del genere, perché la villa chiude e dopo la chiusura non entra nessuno, dice bene il consigliere che mi ha preceduto, tant'è vero che una sera sono rimasti alcuni cittadini dentro e nessuno sapeva come farli uscire, tranne il consigliere Carlone, che ad antica memoria conosce bene, e quindi ha dato indicazione su come farli uscire questo gruppo di cittadini dalla villa. Proprio per questo io ritengo che se qui c'è un'associazione che comunque fa da deterrente a qualsiasi azione, perché un minimo si chiede, no? Poi si possono fare tutte le aggiunte rispetto a un problema urgente, non si fanno mai, come dire, non si può dire che è un atto sbagliato quando si chiede una cosa semplicissima, l'applicazione del decreto 81 sulla sicurezza. Non c'è nulla di male se in un municipio siamo riusciti ad arrivare a un risultato ottimale, in un altro no. Non vedo tutta questa
differenza. Per me è giusto che sia tutto un unico municipio, ma momentaneamente questi problemi si determinano di più dall'altra parte. Quindi qui c'è un corpo dei vigili urbani presenti, c'è la guardiania fuori sino all'orario di pomeriggio. È vero che non ha compiti, però un minimo di là è proprio, non c'è nulla di pomeriggio. Quindi io, su questo aspetto, vorrei informare i consiglieri che non hanno frequentato, non frequentano, cioè basta già un consigliere che passa di pomeriggio sotto l'arco, si accorge di come dissuade al gioco violento di alcune piccole ragazzate che stanno lì nel parco. Ecco, basterebbe solo questo per dire, basterebbe la guardiania in tutta l'ora del pomeriggio per eliminare questo problema. Ecco perché nasce questo impegno e questa mozione proprio nel Consiglio del 25. Grazie. Grazie a lei, consigliere Ciancio. Ci sono altri interventi? Sì, presidente. Consigliere Belisario, prego. No, se vuole parlare. Consigliere Belisario. Scusate. L'atto è un atto che non guarda esclusivamente alla sede del municipio settimo che è locata in via Tommaso Fortifiocca. Il consigliere che mi ha preceduto, che erroneamente ha anche sbagliato il nome della via e che candidamente ha a telecamera accesa e davanti a tutti ha confessato che non conosce neanche un dipendente che lavora in via Tommaso Fortifiocca, e io però vorrei parlare per cortesia. Scusate, prego, consigliere. Sì, che sono dichiarazioni che ha fatto il consigliere Matrona, non che ho fatto io, e ha di fatto No. Sta parlando il consigliere Belisario, come no? Allora, consigliere Belisario, per favore, faccia il suo intervento. Io, presidente, vorrei fare il mio intervento. Ho solamente riprodotto. Per cortesia, presidente, ho capito. Se lei lo ripete quattro volte, non è che cambia. Ho capito, ho sentito. Allora, consigliere Belisario, vada avanti. Sì, grazie presidente. Io non ho fatto nient'altro che riprodurre con la mia voce ciò che un consigliere prima di me ha detto. Quindi non ho offeso nessuno, né fatto false dichiarazioni. Proprio cortesia, consigliere Giuliano, pure lei ci si mette. Per cortesia. Si può anche vedere. Per cortesia. Presidente, consigliere Belisario, faccia il suo intervento, per favore. Se posso farlo. Ecco, vada avanti. Mi interrompete ogni due secondi, però comunque io ci provo. Dopodiché, i consiglieri che mi hanno preceduto si sono accorti oggi, stando qua almeno alcuni dal 2008, che in questa sede ci sono giustamente, no, delle gravi violazioni per quanto riguarda la sicurezza, la notte e quant'altro. È normale che dal 2008 ad oggi, che siamo 8 anni, no, in ritardo rispetto a quello che avrebbero potuto fare con forza negli anni precedenti. Oggi si accorgono dopo 8 anni che anche qui c'è un problema, se ne sono accorti con un'interrogazione, che poi l'interrogazione molte volte non porta a nulla, ma comunque se ne sono accorti anche in questa consigliatura, e di fatto i problemi rimangono, nonostante ci sia la notte chi della polizia locale fa i turni. Di là purtroppo non c'è neanche la polizia locale che affianca i dipendenti, quindi la villa, ma non la villa Lazzaroni intesa come parte pubblica a parco, che viene erroneamente citata per dire che è in grave situazione come tanti parchi, no. Nel dire villa Lazzaroni si intendono gli edifici di proprietà comunale dove insistono i dipendenti. Ma non è solo una questione di alcuni ragazzi molto scalmanati, molto maleducati e anche violenti, che arreca danni alle automobili dei dipendenti e ai locali.
dei cittadini romani, perché quelli sono locali che appartengono sia al comune ma che sono di tutti i cittadini, famoso bene comune. E faccio notare, per chi là non ci va da tanto tempo, forse da mesi o da anni, che le tegole là sono cadute a terra e sono assenti in molte parti dei tetti della casa intitolata a Roberto Pino, che è forse, per qualcuno che non sa neanche chi era Roberto Pino, era un ex consigliere, che non sa che quella, la casa, è quella degli ex gruppi dove si è. Tutte queste cose servono a qualche consigliere per ricordare che esiste là anche quell'edificio. E il problema non è tanto gli atti vandalici dei ragazzi durante, dopo e prima le ore lavorative, ma è il problema che i dipendenti non possono più lavorare all'interno delle stanze dell'edificio Roberto Pino, perché piove dentro, piove. Quindi i consiglieri che avevano le stanze... A te, per cortesia, consigliere Madonna, per cortesia, scusa, per favore, consigliere Madonna, per cortesia, allora, per cortesia, consigliere Ritrotti, per cortesia, allora, prego, consigliere Belisario. Quindi, diciamo, l'atto è nato soprattutto per, diciamo, garantire a i dipendenti di poter lavorare. Oggi faccio un esempio. Allora, a noi rammento che il direttore ci ha consigliato, e noi l'abbiamo fatto in maniera, no, più che tranquilla, nel senso che siamo stati i primi a ridare le chiavi al direttore dei nostri, delle nostre due stanze, per dare la possibilità ai dipendenti di spostarsi nelle nostre stanze per poter lavorare, e neanche là riescono a lavorare perché piove anche là. Quindi non potevano lavorare prima perché gli pioveva, non possono lavorare adesso perché le ex nostre stanze dei gruppi ci piove. Quindi questi dipendenti oggi, ne abbiamo visto uno, anzi io, il sottoscritto, prima di venire qua ho visto un dipendente con le famose cartuccelle, come si suol dire a Roma, lavorare dentro la stanza del gruppo politico, perché non sapeva dove andare. Cioè, questa è la problematica. Quindi nell'impegno c'è anche la possibilità di dare, no, ai dipendenti la facoltà di poter lavorare e quindi di riparare il tetto alla bene meglio. Questo è tutto quanto. Quindi, e non vogliamo incanalare il discorso fra dipendenti A di tipo A e dipendenti di tipo B, perché se no i dipendenti di via Tommaso Fortifioca, che in 3 anni penso che hanno avuto di tutto di più, penso che sia molto semplice poter catalogare i dipendenti, chi sono i dipendenti di categoria B in questo caso, siccome non è non vogliamo fare, perché poi diventa una battaglia tra poveri, tra dipendenti che già gli è stato tolto il salario accessorio, che sono, no, arrabbiati ma disperati, perché chi ha avuto il mutuo e che si toglie, si è visto togliere in busta paga 200-300 euro con che non ha neanche, non possono, vanno al bagno anche senza lampadina, quindi al buio, perché neanche la lampadina riescono a poter cambiare, e quant'altro. E questo vale, penso, su entrambi i fronti. Non regge. Quindi non è nostra intenzione, quella dei firmatari, di chi voterà questa mozione, fare discriminalità fra i dipendenti. I dipendenti sono unici, nel senso, e tutti vogliono tutelare tutto quanto. C'è una cosa, così finisco, che tutti quanti potremmo formulare un altro atto, che potrebbe essere una risoluzione, che riguarda entrambi gli edifici. Grazie, Presidente. Consigliere Tretticini, prego. Buonasera a tutti, buonasera anche ai colleghi consiglieri. Io volevo rispondere all'affermazione che ha fatto prima il consigliere, dove noi non siamo d'accordo. Noi non abbiamo detto questo, noi siamo d'accordo su questo atto, abbiamo chiesto solamente di modificarlo in alcuni punti, semplicemente per il fatto che l'associazione Carabinieri non esiste, proprio perché è stato parlato in commissione la scorsa settimana in controllo e garanzia, dove è venuto l'ufficio competente, ci ha detto non esiste un'associazione Carabinieri, quindi già qua c'è un errore. E non mi risulta una vigilanza all'interno di Villa Lazzaroni, perché io ci sono stata più volte, perché mi hanno chiamato i dipendenti
più volte per il problema dei ragazzi che stavo rischiando di prendere una pallonata all'uscita di Villa Lazzarone dall'ufficio anagrafe anch'io, e dove ho fatto anche un atto, e mi sembra che non è che c'è stato tutto questo accanimento quando ho proposto l'atto. Oggi ci svegliamo tutti quanti con l'ex nonno, tutti nel cuore praticamente, va bene, sono contenta, almeno abbiamo anche questa... No, dal 25 febbraio, perché per colpa di qualcuno abbiamo dovuto sospendere commissioni, consigli, non so, vabbè, poi non so se vi ricordate tutto, studiate, come ha detto Valeria prima anche a noi. Quindi ricordatevi perché è stato sospeso il consiglio e le commissioni, non per colpa nostra. E quindi appunto stavo dicendo che ci sono anche altre problematiche, perché non so se voi lo sapete, ma c'è un problema di igiene, di bagni, chiusi addirittura dei bagni, la parte dell'ufficio matrimoni che hanno chiuso e si sono dovuti trasferire gli uffici, e poi vi volevo dire... che cos'era l'altra cosa che non mi era chiara, dove noi appunto chiediamo la modifica per, anche qua per l'ex decimo, di aggiungerlo ovviamente, perché non mi sembra opportuno ovviamente dire quello sì e quello no, e poi di chiedere anche nell'atto di togliere l'open space che ha voluto tanto fortemente la nostra presidente Susi Fantino, dove molti dipendenti purtroppo hanno anche avuto dei seri problemi, perché sono stati minacciati e malmenati dalla gente così educata quando va a fare i documenti all'interno del nostro municipio, e addirittura derubati, perché non esiste nessuna vigilanza all'interno dove possono custodire, no, nessuna protezione. Quindi tu puoi fare così, dare uno schiaffo al dipendente o prenderlo per il collo, che è successo, e quindi malmenarlo. Benissimo, e quindi è successo anche che sono stati derubati dei soldi dagli incassi, perché la cassa il pomeriggio purtroppo è chiuso, allungando l'orario demografico, questa nuova invenzione che ci ha avuto brillantemente Marino di allungare l'orario, e quindi le casse sono chiuse, i dipendenti stessi devono fare cassa, ed è successo che alle 6 di sera, quando sono andati via, che la luce nemmeno c'era durante il viale del cortile, molte volte sono stati derubati. Quindi forse vi mancano un po' di nozioni, che magari se lo facevate anche con noi, che siamo dell'opposizione, in una commissione seria, apposta, e siamo dell'ex nonno, e magari certe volte l'unione fa la forza, siccome voi certe volte su queste cose vi perdete, secondo me è da rifare questo atto. Vi chiediamo solamente questo, non perché non siamo d'accordo, assolutamente. Grazie. Grazie a lei. Altri... Consigliere Carloni, prego. Oh. Buonasera a tutti. Allora, forse io sto dal 1973 in quella zona, ho cominciato da via Tuscolana, quindi quella zona la conosco molto bene, gli interventi che sono sempre stati fatti nell'interno della villa li conosco benissimo, tanto che intervenivamo spesso anche per vatti vandalici che venivano perpetrati nell'interno della villa. E parliamo del 77-78, abbiamo pure portato dei ragazzi, tanto per spauracchio diciamo, nell'interno di via Tuscolana, e quindi gli interventi da parte dei vigili venivano fatti normalmente e soventemente nell'interno della villa. La chiusura avveniva con un dipendente dei giardini e con l'assistenza dei vigili urbani, che persino alle 18, al calar del sole, mezz'ora del calar del sole, praticamente con il fischietto si avvertiva tutto il pubblico che stava nell'interno della villa di uscire, si usciva e si chiudeva addirittura con catene i cancelli. Tutto questo praticamente non è più avvenuto, perché sempre per mancanza naturalmente di personale del servizio giardini. I vigili comunque hanno sempre fatto quel servizio, o lo hanno fatto di straordinario, o l'hanno fatto di ordinario, o l'hanno comunque fatto.
Gli atti vandalici venivano fatti anche quando c'era la presenza dei vigili, anzi, a maggior ragione debbo informare voi che un pomeriggio dei ragazzi che giocavano, non solo giocavano, ma giravano con le moto intorno alle macchine, facendo addirittura il carosello, l'intervento dei vigili, i vigili sono stati presi a sassate. Quindi parliamo di tempo molto molto remoto, diciamo, non parliamo di tempi recenti. Se vogliamo poi parlare dei tempi recenti, allora parliamo del momento in cui sono andati via i vigili, e quindi già c'è stato un primo, ci stavano i due vigili di servizio comunque, già c'era, naturalmente il controllo continuava e c'era un po' di ordine, però gli atti vandalici continuavano sempre. Vogliamo parlare ancora dell'altro giorno? L'altro giorno c'erano dei ragazzi che giocavano buttando il pallone a ridosso dei tetti, delle finestre e di tutto. Sono intervenuto io. C'avevo il vescovo che voi conoscete, che vi ho presentato a fianco, e i ragazzi mi hanno preso di petto, quasi a minaccia, ha detto: tu stai alzando la voce. E io l'ho alzata ancora di più. Gli ho detto che non avevano assolutamente ricevuto l'educazione dai loro genitori, perché così non ci si comporta. Quindi buttando il pallone, ferendo pure le persone in questo caso, se arriva una pallonata. Una cosa che non mi scende giù. Allora, qui c'è la guardiania. La guardiania probabilmente è stata messa da qualcuno. Qui si parla di Associazione Nazionale Carabinieri, che forse è la voce Associazione Nazionale Carabinieri, però penso sia qualche cooperativa, perché io mi sono informato, i carabinieri penso che non c'entrano assolutamente niente, anche perché questi non sono ex carabinieri in congedo. C'è qualcuno carabinieri in congedo, ma altri no. Però leggo nell'assegnazione dei fonti, ci sono dati nel 2015 14.000 euro a questi signori. Ah, perché non fa 7.000 e 7.000? E garantiamo la sicurezza a quei poveri impiegati che già sono tre anni che noi siamo qua, tre anni che si stavano lamentando, nessuno... Consigliere Giulia. Io alla Presidente l'ho fatto presente già 2 anni fa questo stato di cose, 2 anni fa, nessuno ha preso provvedimenti. Oggi, alla scadenza del nostro mandato, che fra un mese non ci siamo, quindi chissà chi sarà eletto, naturalmente che cosa avviene? Che si pensa a questi poveri impiegati. Ma come, 3 anni fa non ci potevamo pensare? Ci pensiamo oggi? Allora facciamolo. Facciamolo una cosa uniforme per le due sedi, senza stare a fare discriminazione verso nessuno. Il front office, come diceva la consigliera Tredicine, voglio informare, non per difesa della presidenza, anzi è normale che bisogna pure dire le verità, è stato il direttore Alvaro che ha fatto queste cose, che non era la presidente Fantino, quindi per chiarire una certa cosa, questo è quanto io volevo informarvi, e se possibile questo atto facciamolo fatto bene, che si guardano le due sedi entrambi, altrimenti facciamo un'altra proposta, ritorniamo così come eravamo, forse non lo so, forse qualcosa di meglio si faceva. Grazie. Grazie consigliere Carloni. Allora, altri interventi? Consigliera Lancia, prego. Sì. No, io
vorrei capire, perché da 3 anni che sto in questo consiglio e c'è una malattia chiamata benaltrismo. Cioè, o non si scrive niente, non si fanno atti, non si fa niente, o se qualcuno prende l'iniziativa di fare un atto per una parte o per tutto il municipio o per una strada o per qualsiasi cosa, non si deve fare, perché allora in quell'atto ci deve mettere tutto il municipio. Allora, questa sede di municipio è sotto gli occhi costantemente di tutto il consiglio, e c'è una commissione sicurezza che non ha partorito nessun atto per questa sede del municipio, lo vediamo tutti i giorni, la presidenza sta in questa sede, la giunta sta in questa sede, mentre nella sede di via Fortifiocca sono pochissime le persone che vanno di questo consiglio e che lo tengono sott'occhio, però fino adesso non sono stati fatti atti né per l'una né per l'altra sede. Allora, voglio dire, quando qui c'è stato il furto, quando della polizia municipale, perché non sono stati scritti degli atti? Eravamo anche in tempo per poterli attuare, invece no. Cioè, quando uno scrive un atto, allora non va bene, perché doveva scriverlo per tutto quanto il municipio, per tutte quante le stazioni, per tutte quante le strade che non sono passate qui alla proprietà del comune. Cioè, cerchiamo invece di lavorare per non far lavorare gli altri, di fare ognuno gli atti che ritiene di dover fare, e cerchiamo di votare quelli che vengono fatti. E scusate, per cortesia, presidente della commissione sicurezza, per cortesia, grazie consigliera Lancia. Altri, scusate, così madrona, che vuole, per favore, su. Allora, altri interventi ci sono? No. Allora, se non ci sono altri interventi, allora, prima di passare alla dichiarazione di voto, io ho sentito, diciamo, delle per favore, ho sentito da più di qualche consigliere una richiesta se era possibile, se i firmatari erano favorevoli a rivedere o a modificare l'atto. Non mi è arrivata nessuna segnalazione di questo tipo, quindi andiamo avanti. Allora, prima della dichiarazione di voto, consigliere Matronda, per fatto personale, c'ha 2 minuti. Un minuto e mezzo, prego. Belisario. Signor Belisario, ha nominato nome e cognome. Volevo dire, per cortesia, che l'affermazione che ho detto che non conosco i dipendenti di Fortifiocca è vero. Io non ho mai girato a Fortifiocca, però qua si sta mischiando. No, il problema è un altro, Belisario. Faccio anche il nome, senza offesa, per carità. Hai detto giustamente, dice, un omino col bagaglino sotto, con tutti quanti i documenti, è andato a lavorare ai gruppi. Ma la colpa di chi è? Ma chi è che amministra questo municipio? L'amministriamo noi o l'amministrate voi? Perché se l'amministriamo noi ci sentiamo attaccati e quindi ci difendiamo. Ma se voi volete difendere, oppure state dicendo che c'è sta un dipendente che gira con le cartuccelle sotto il braccio perché non c'è apposta, la colpa di chi è? È vostra! Mischiate che piove, hai detto giustamente, io parlavo dei carabinieri, no? Abbiamo mischiato i carabinieri col tetto, perché sono 2 cose differenti. Ma davvero deve solo chiarire il suo pensiero in merito alla contrattazione. Non deve fare un intervento. Ragione, eh? Non faccio intervento. Vabbè, mi scusi Presidente. Chiarisca la sua cosa. Perché... Allora, ribadisco quello che c'era chiarito, Presidente. Espliciti bene il suo pensiero. Celitano non parla perché so che un altro... Espliciti il suo pensiero, per cortesia. Allora... Belisario, allora ribadisco quello che ho detto io, forse è stato frainteso, ho detto che Fortifiocca non li conosco e non ci sono stato, dico pure, io ho detto non è che sono contrario all'atto come è fatto, sono contrario all'atto perché è incompleto perché la consigliera Lancia, che tanto parla, dice ci siamo ricordati adesso di controbattere a questo documento, consigliera Lancia, io sono stato il primo che ha attaccato quando ci sono stati i furti, quando ci sono stati le pipì al secondo piano, al quarto piano, abbiamo fatto commissione, d'accordo, conservatore, no, abbiamo capito il suo pensiero, qual è? Abbiamo capito qual è il suo pensiero. Allora, grazie. Allora, andiamo nella dichiarazione di voto. Allora, ci sono dichiarazioni di voto?
Consigliera Caccamo per il gruppo PD, prego. Il Partito Democratico è favorevole naturalmente a questa mozione, ricordando che questa mozione è un atto presentato in base all'articolo 58 in un momento di emergenza. Il 15 febbraio è successo un episodio che giustifica la presentazione di questo atto. È evidente che noi abbiamo a cuore sia la sede di via Fortifiocca sia quella di piazza di Cinecittà, però l'emergenza in quel momento ci ha suggerito di presentare un atto che riguardasse soltanto quella sede dove in quel momento si era verificato un certo episodio. Per tutto il resto, se noi vogliamo presentare un nuovo atto, un atto che riguardi tutte e due le sedi, avremo il momento opportuno, magari anche nella Commissione Sicurezza prossimamente, nei prossimi giorni, ma questo non esclude che noi possiamo votare a favore di questa mozione. Grazie. Grazie. Altre dichiarazioni di voto? Consigliera Cerqueni e Fratelli d'Italia. Sì. Sì. Prego. Allora, Fratelli d'Italia si asterrà perché in parte è d'accordo. Ovviamente il Partito Democratico si occuperà poi di rendere effettiva questa delibera, visto che fin da quando abbiamo iniziato non c'è stato uno, e dico un atto, che avete votato, avete portato e siete riusciti a portare avanti. Quindi la vostra responsabilità, ora lo vedremo, visto che vi piace tanto portare atti sotto elezioni, vedremo anche quello che sarete in grado di fare. È una questo vuol dire che la prossima consigliatura siamo noi a governare, grazie. Scusate, allora, è una mozione, non è una... Scusate, altre dichiarazioni? Consigliere Lozzi per 5 Stelle, prego. Per favore, allora. Consigliere Giuliano. Scusate, no, per favore, consigliere Lozzi, un attimo solo. E chi allora, si muove? Per cortesia. Allora, consigliere Lozzi, prego. Anche noi ci asterremo perché la vediamo un po' dura a riuscire a far fare all'Associazione Carabinieri i soffitti per non far più piovere dentro agli immobili, quindi o la sistemiamo e la argomentiamo un po' meglio e cerchiamo di individuare consigliere Ciancio, per favore, per permettere di aggiustare gli immobili e di garantire la sicurezza. Allora, quindi o facciamo un atto serio in questa direzione per dimostrare che ci teniamo veramente a questa cosa, o se no stiamo giocando, quindi ci asteniamo. Altre dichiarazioni di voto? Consigliere Matrone, la Forza Italia, prego. Allora, io purtroppo, non dico quello che faccio adesso, io purtroppo ho dei dubbi su questo documento, ve lo ribadisco perché è assurdo. Cioè, ragazzi, io non è che voglio dire, perché usare la parola marchetta è una cattiveria, una parolaccia che non va usata, no? Però in questo caso, scrivere una mozione in quella così frettolosamente, magari perché avete promesso giustamente a quei dipendenti, qui 4-5, a quello che girava con la cartellina, che ha detto adesso ci pensiamo noi, ci pensiamo noi, sto facendo la dichiarazione per di cortesia, per cortesia, cortesia. Allora, consigliere Madronola, consigliere per favore, vi faccio sta sviolinata e dico, ma com'è brava la consigliera Vitrotti, per favore, consigliere Madronola, ma quanto è dolce, consigliere, ma dichiarazione di voto, per cortesia, ho capito, ma se mi fermano, consigliere Giuliano, per cortesia, allora, per favore, allora, la dichiarazione di voto, no, sia gatto, voto a favore, no, lo dica all'ultimo quello che fa, per cortesia, più. Su, non mi buggerà più, signor Presidente, per cortesia, allora voglio dire, se la consigliera mi state istigando, io capisco che so un sassolino nella scarpa, però vedete che mano, allora qual è il problema? Se poi la consigliera futura presidente del nostro municipio vuole che io faccia una sviolinata, gliela faccio. Quanto è brava, ha girato per gli uffici, si è interessata del personale, ha visto il personale, quello che serviva, lì pioveva, il vetro rotto, l'associazione dei carabinieri che non prende i soldi per un anno, non ha preso i soldi in questo municipio, a 15.000 euro li ha persi, ha fatto il lavoro gratis per un anno e tutti se ne sono fregati. Vogliamo dirlo questo, che nessuno si è interessato dell'associazione carabinieri, che per un anno non gli hanno pagato
fregato niente, perché il nostro direttore ha detto non me ne può fregare niente, non ho finito. Consigliere Madonna, attenzione alle parole. Allora voglio dire, faccia la dichiarazione di voto. Tre minuti. Per cortesia, ci siamo, eh? Allora voglio dire. Adesso attaccate i carabinieri, volete attaccare i carabinieri a Villa Lazzaroni e siamo d'accordo. E ci mettiamo l'altri. Se a gratis. Allora, consigliere, per cortesia, così ma no, scusate un attimo, adesso sospendo il consiglio. Non è possibile. Allora, dichiarazione di voto non si interrompe. Chiaro? Allora. Consigliere Madonna, sono già passati 3 minuti, eh? No, non so, e se sono tre minuti. Per cortesia. Io non riesco a finire il concetto. Allora voglio dire. Vabbè, lasciamo perdere. Prego. Giustificare il mio voto, no? Per cortesia. Allora voglio dire, no? Un atto così semplice, così bello, no? Tanto è vero che una mozione non se nega a nessuno, neanche alla nostra Presidente, perché tanto rimarrà dentro, tranquillamente dentro il suo cassetto, non uscirà fuori, perché questo è il senso. Ma perché dobbiamo dire che c'è stata infiltrazione sul tetto? Mandiamoci l'ufficio tecnico. Perché non ce lo mandiamo? C'è bisogno che lo scrivo io? O dico un consiglio che c'è più? Ma non stai facendo l'intervento di dichiarazione allora, di voto. Dire, ha ragione. Allora, per cortesia. Allora, rientro nei ranghi. Allora, Forza Italia vota. Detto questo, adesso io lo dico. Sono passati su 5 minuti, un no, consigliere Mauro. Non è possibile. Allora. Finisce di interrompere o se no mi agito e mi faccia venire, no? Ma interrotto, quelli sono stati 10 minuti a parlare, lei è stato 3 minuti a interrompermi, e dai, no? Fatta la cosa fuori che non c'è il numero legale. Vabbè, lo sai che vi dico? Allora, altre dichiarazioni di voto, consigliere Benassi, gruppo SEL. Sì, Presidente, io come... Sì, io come indicazione del gruppo, perché oggi siamo presenti a metà, pur rimanendo presente in aula non parteciperò al voto. Questa mozione è stata presentata mi sembra un mese fa circa, attualmente come gruppo non abbiamo elementi necessari per dare sia un voto contrario che un voto favorevole. Grazie. Allora, non c'è il... Allora, sono finito di dichiarazione di voto, passiamo alla votazione. Chiedo la verifica delle presenze in aula. Per cortesia. Nella votazione si capisce subito. Allora, facciamo l'appello. Ha chiesto la verifica del numero legale. Scusate. Fantino, Belisario, Benassi. Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano, Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. Presente. 10 consiglieri. 10 consiglieri presenti, quindi non c'è il numero legale. Allora, puoi chiudere il consiglio. Allora, sospendo il consiglio, tra un quarto d'ora rifaccio l'appello. Mezz'ora. No, dal regolamento è mezz'ora. Tra mezz'ora. Vabbè, stiamo procedendo all'appello, eh? Vai. Fantino, Belisario, Benassi, Caccamo, Carlone, Carrus, Cerquoni, Ciancio, Cofano, Coia, Giuliano, Gugliotta, Laddaga, Lancia, Lanotte, Lelli, Lenci, Lozzi, Matronola, Poli, Stelitano,
Tredicine, Tutino, Villa, Vitrotti. 7, si chiude. Quanti sono? Per me sono 7, Vitrotti, Villa, Stellitano, Lancia, Ciancio, Caccamo e Benassi. 7. Allora, 7 consiglieri presenti, quindi manca il numero legale, la seduta è tolta. Buona Pasqua a tutti.